Ciao a tutti Gugge e ben ritrovati dal vostro Andrea91 sulle battaglie online di Yo-Kai Watch 2. Uso ancora lo stesso team della scorsa volta perché comunque sia voglio fare un po' di battaglie con gli stessi yokai e poi cambiarli in seguito magari se vedo che iniziano ad essere un pochino stantii, nel senso che se vedo che comunque sia vanno a perdere troppo spesso preferisco cambiarli. Ad ogni modo, adesso raccolta dati classifica in corso, non so, non ho idea perché dall'ultima volta non l'ho più toccato. Ah, ci mostra la battaglia tra Spiridossi e Polpanime. Beh, chiaramente vincono gli Spiridossi. Hai vinto. Ah, il premio della scorsa settimana è arrivato. Bene, posizione 1792, fante degli Spiridossi. Ok, sono contento di essere un fante Spiridossi, ma posizione 1792, insomma, è un po' sconcertante la cosa, un po' triste. Però noi affrontiamo tutte le battaglie a testa alta e quindi oggi picchieremo un po' di Gluteus Maximus, comunemente chiamato culo. Quindi, mi mancano yokai, aspetta che lo metto. Ok, eccoci qua con Gilgador, siamo pronti. Ho sintetizzato una marea di yokai per farli diventare gemme e è stato un lavoro di 7-8 ore più o meno per fare alcune gemme. Ho fatto anche l'essenza di Malagol, che per farla mi ci sono volute le ore più brutte della vita. Primo per reclutare tutti quanti i Malagol necessari. Che poi l'essenza Malagol è utile perché quando ricevi un danno, lo yokai che riceve il danno e ovviamente tiene l'essenza Malagol restituisce parte del danno, seppur pochina. E già va subito KO! Oddio, Komosan com'era l'evoluzione? Non mi ricordo. Ad ogni modo va subito KO, poi ce l'avevo anche nello scorso Yo-Kai Watch l'evoluzione di Komosan. Allora, io per il momento, vedendo gli yokai che lui è in campo, in questo momento non sono preoccupato affatto. Anche perché comunque sia, è la sua prima lotta, credo. Almeno o ha sempre perso, oppure la prima. E comunque sia, non c'entra nulla che sia la prima lotta, la seconda, la terza, la quarta. Anche un giocatore inesperto, per esempio io, alla prima lotta l'ho vinta. Ma perché avevo yokai, insomma, questa squadra è decente, non è fatta a caso, insomma. Gli strumenti che tengono sono essenzialmente delle gemme. Perché comunque sia, sono molto più utili le gemme che gli strumenti veri e propri, gli strumenti da equipaggiamento, sono molto più utili le gemme. E wow, Abicanum! Ok, Bicano ha mandato KO. E Shibanyan, accidenti, sta resistendo bene gli attacchi. Wow. Ho spostato Gilgador in seconda linea perché, accidenti, ha preso un sacco di danni. Lasciamolo lì, poverino, per un attimino. Allora, è rimasto solo Shibanyan. E va bene, allora, si fa facile sta lotta. Ecco, senza Malagol si è attivata. E anche Shibanyan va KO e si vince anche questa lotta. Bene. Risultato, hai perso Enzo. Ah, forse è italiano. Perché comunque sia, penso che Enzo è un nome più che altro italiano. Anche non è un nome latino. Latino nel senso spagnolo, portoghese. Insomma, queste lingue qua. Perché si chiamano latine, insomma. Anche l'italiano è una lingua derivante dal latino, più che altro dal romano, però vabbè, insomma, ci siamo capiti. Era una battuta, non so se l'avete colta, perché è talmente sottile le faccio che chi le coglie le mie battute sottili? Andiamo avanti che è meglio, va. Ecco qua l'avversario, Saran! Punti 152, rank 14. Ah, e quindi praticamente se raggiungo 100 punti salgo anch'io di rango. Rango 14 dovrei arrivare. Non ha pochi punti comunque sia sto tizio, eh. Secondo me mi darà del filo da torcere. Vapornella. Ah, punto su Malonian perché comunque sia Malonian. Malonian, stavo per dire che è forte, ma a quanto pare no. Allora, nello scorso video ho detto che ho messo Darknian in squadra perché era Batman. In parte è per quello.
In realtà ho messo Darknian in squadra perché schiva gli Energy Max. Due Homebrew! Ma Peppa! È la Peppa ladra! Zio! Mi vuole fare secco questo! Allora io vado a combattere con 6 Homebrew! Perché poi ragazzi una cosa carina è che Homebrew puoi catturarlo anche all'inizio di Yo-Kai Watch. Non so se funziona nell'1, e intanto ti pungo maledetto, ma nel 2 si può catturare anche con il rango E dello Yo-Kai Watch. Ovviamente più vai avanti con il rango più lui diventa forte. Però contemporaneamente al rango che abbiamo possiamo salire quanto vogliamo di livello, non importa. Non so che livello sia lui quando è rango E, forse livello 20 penso. Non ne sono sicuro. Però se noi stiamo a rango E, livello 30, beh insomma ragazzi, passiamo 4-5 volte sulle strisce pedonali con il rosso e mi ha fatto fuori due yokai, maledetto Darknian, povero Darknian. Se passiamo sulle strisce pedonali quando è rosso, lui compare prima o poi, 5 volte mi sembra bisogna fare sto giochetto, lui compare e possiamo provare a reclutarlo. Mi sembra che mangi la carne, quindi manzo prelibato, glielo tirate, insomma, se lo mangia con molto piacere e diventa più facile da reclutare. Vado intanto con l'Energy Max Termaiale, che non elimina Shibanyan. Comunque sia, è facile capire che mi sia portato yokai di rango A, rango S e rango B, come Linguermiere Termaiale, insomma. Non è che mi porto yokai di rango C o rango D come Shibanyan. Shibanyan può essere, diciamo, spaventoso, se vogliamo dirlo così, può essere pericoloso, ecco. Quando... Ah, perfetto, 100 punti rango 14. Può essere spaventoso Shibanyan, pericoloso quando ha quello strumento spada e scudo che aumenta di 40 punti l'attacco e la difesa dei ranghi D e dei ranghi E. Quindi, insomma, potrebbe essere lì un pochino piuttosto da mandare KO. E mi sa che questi giocatori, questi primi due che ho incontrato con Shibanyan, abbiano appunto usato questa tattica di dare a Shibanyan scudo e spada. Ora andiamo a fare un'altra lotta. Me la sto sbrigando abbastanza velocemente. Se questa terza finisce veloce, ne faccio un'altra. Cioè, faccio 4, non 3. Perché in genere vorrei fare 3 lotte per video, ma vedendo che finiscono così velocemente non c'è gusto, quindi ne faccio 4. Dipende da quanto velocemente finisce questa, perché potrebbe anche andare per le lunghe se incontro uno potente. Ecco, come ho detto, uno potente. Però ripeto, i punti non contano nulla. Io sono partito da 0 e insomma sto già a 114 con solo 5 lotte. Quindi diciamo che sono forte, tra virgolette, ma non lo sono. Chiunque penso di quelli che mi stanno guardando possano rectarmi in maniera brutale. E io ho brutalmente rectato Aureo. Auro, non Aureo, perché Aureo. Auro, senza la I. Con Fuxi è uno yokai interessante. Su Yo-Kai Watch 1 ho trovato sia lui sia la sua controparte rosa, che non ricordo come si chiama, scusami con Fuxi, ma sei uno yokai minore, che però potrebbe essere interessante. Non l'ho mai usato, quindi non so il potenziale, però potrebbe essere forte. Snoggly è il nome di quello yokai? Vi giuro che la prima volta che ho visto quella che dovrebbe essere una fusione o l'evoluzione di Baku è stato in questo Yo-Kai Watch 2, quando sono andato allo Yo-Kai World. Non mi aspettavo di trovarci appunto quello Yo-Kai lì. Abbiamo anche Capitavere. Ah no, Uniguerriero, perché Capitavere è senza testa. Uniguerriero dovrebbe essere una fusione, se non sbaglio. Sì. Ehi, con quella lancia quanti danni fai? C'è rimasto Shibanyan, ma un altro Shibanyan, ma... È il quarto, è il terzo che incontro oggi. Chi ci è rimasto come Agiro? Agibako. Oh mio Dio, i nomi! I nomi stasera. Sì, gioco di notte oramai, è inutile che continuo a ripeterlo. Purtroppo posso giocare di notte a Yo-Kai Watch quando faccio lotte online. Non per problemi di connessione o altro, ma perché non mi rimane il tempo durante il giorno. Ok, e... Dai, Shibakama... Shibakama pure è bello come yokai, comunque sia, mi piace molto. Il problema è che non è tutto quanto sto potente, però può diventare pericoloso se usato a dovere. Ovviamente ci vuole un team di supporto per Shibakama, perché lui non può fare
lui da supporto al team, è il team che deve fare da supporto a lui. Come appunto io ho il team di supporto per Lucenio. Ho dovuto mettere per forza in squadra Lucenio per causa di forze maggiori, e quindi è il team che para il culo a Lucenio. Purtroppo va così. E a sto punto ne faccio un'altra. È inutile perdere... Cioè, dico, voglio dire, fare solo tre lotte, facciamone un'altra e via. Tanto quando, se questa è durata un minuto, due minuti, quanto è durata quest'ultima lotta? Faccio un'altra e via. Poco fa ho dovuto spegnere, non ve lo faccio vedere perché poi dopo nel video editing levo tutto. Ma ho dovuto spegnere perché non mi trova nulla. Mi è rimasto bloccato 10 minuti lì sulla schermata a cercare i rivali. Dico, si è impallato il gioco? No, ha fatto nulla, si è annullato. Dico, boh. Spegniamo e riproviamo. Maerik, sempre rango, sempre livello 0, punti vinti 0. Ma ripeto ancora una volta, e per l'ultima volta spero in questo video, il livello non conta nulla. Però Maerik, non farmi rimangiare le parole. Ecco. Trispecchio, Padezama e Guscio Lento. Allora, le cose sono due. O voi non conoscete gli yokai leggendari e come si sbloccano. Però se avete internet, fatevi, cioè, cercate su YouTube, su anche la Yokai Wiki, qualcosa, qualche informazione su come sbloccare i leggendari, per favore. Non mi vedete con Padezoma e Falcappa. Ma Forest Kappa vi faceva schifo. Uccellaso e Jibanyan. Almeno Madrena. Non lo so. Uno yokai più potente. Gragnomino, Toh, per dire un nome. Toro Veggente. Gli yokai che tutti quanti. Io, cioè, ho visto alcune lotte. Ragazzi stranieri con Toro Veggente. Gragnomino, insomma, gli yokai che si prendono durante il corso della storia. Però ragazzi, dai. Niente, anche questa è stata facile, è finita. E niente, anche questa ha vinta facile. Va bene, cugge, come sempre vi ringrazio per aver visto anche questo video, che spero vi sia piaciuto. Insomma, è stato un video un po' particolare perché, beh, le lotte sono state quello che sono state. Vi ricordo che in descrizione il link per Facebook e Twitter. Settimana prossima, sempre sabato o domenica, lo ripeto ancora una volta per chi non lo sapesse, Yokai Watch, con appunto video di lotte online. Vi porgo l'invito di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.